governo ucraino ha da tempo arrestato la ritirata delle proprie forze dalle zone di guerra, approfittando del cessate il fuoco per aumentare la propria presenza militare a ridosso dei punti nevralgici del conflitto. Secondo quanto riportato da Andrei Kellin, il rappresentante russo all'Osservatorio per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, le forze ucraine continuano ad attaccare le aree residenziali delle città novorusse. Il 25 novembre un ordigno ha colpito un minibus nei pressi di Donetsk, uccidendo due persone e ferendone altre 8. La Federazione Russa ha un'opinione decisamente negativa al riguardo dei piani ucraini di adesione alla NATO. Questo è quanto affermato dal ministro degli esteri della Federazione, Sergei Lavrov, alla conferenza stampa tenutasi dopo l'incontro col segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjørn Lagland. Lavrov ha aggiunto che è facile smascherare le intenzioni del continuo allargamento della NATO. Non si tratta che di spostare linee di demarcazione alle aree di influenza nel continente europeo. Alcuni membri del Parlamento ucraino hanno presentato proposte tendenti a far sì che il proprio paese abbandoni lo stato di nazione non allineata, mentre il presidente Poroshenko ha esortato i parlamentari a considerare alleanze che avvicinano l'Ucraina all'Occidente. Le motivazioni che spingerebbero a questo avvicinamento, secondo i deputati promotori, vanno ricercate nel conseguente rafforzamento delle capacità difensive del paese e comunque in ragione di sicurezza nazionale. Alcuni paesi dell'Est Europa si trovano ad affrontare seri problemi di copertura finanziaria, stando a quanto riportano alcune fonti diplomatiche dei membri dell'alleanza. Il contingente dovrebbe poter contare su 5.000 uomini e dovrebbe essere operativo nel 2016. Subscribe to our channel to receive up-to-date information on the situation in Ukraine and current geopolitical events in Europe.